Non ripartirà nessuna linea di produzione nello stabilimento Treofan di Battipaglia. La riunione di questa mattina al Mise, infatti, non ha sciolto i nodi di una vicenda che appare sempre più intricata. A nulla è servita la presenza in videoconferenza dei vertici della Jindal, che da quanto riportato dal Mise dopo l'incontro dell'8 gennaio, avrebbero dovuto comunicare alle parti quali linee di produzione far ripartire nello stabilimento di Battipaglia. Ciò però non è avvenuto e tutto è stato rimandato alla riunione del 24 gennaio, in cui la multinazionale dovrebbe finalmente presentare il piano industriale. Nella giornata di ieri, intanto, il senatore del Movimento 5 Stelle Sergio Vaccaro ha prospettato un interessamento nei confronti di Treofan Group da parte dei russi della Sibur. A commentare l'ennesima giornata difficile per i lavoratori, il rappresentante della CISL, Alberto Padula. È l'ennesima dimostrazione che si continuano a prendere per i fondelli, i lavoratori del settore sindacale e il governo italiano, perché dopo l'appuntamento che loro ci hanno dato questa mattina e che ci dovevano dare un'indicazione precisa sul pacchetto ordini che potevamo lavorare a Battipaglia, quindi il riavvio delle linee che ci dovevano mandare le vicine, stamattina ci siamo trovati di fronte a una teleconference, un indiano che non era nemmeno l'amministratore delegato, cioè chi aveva preso l'impegno di darci queste risposte, collegato dagli uffici della Germania, ci ha comunque continuato a negare l'evidenza, le solite cose, a continuare a sostenere che noi non abbiamo ordini, che noi siamo profittevoli, che abbiamo i bilanci negativi, continuando sulla loro scia, sulle cattive informazioni che hanno e sulle cose che sono totalmente diverse dalla realtà. Ci riferiamo alle solite cose, i bilanci sono pubblici e sono positivi, loro continuano a dire che sono negativi, non abbiamo un pacchetto ordini che ci permette di lavorare, non è vero, falso, noi ce l'avevamo, gli ordini ce l'hanno smantellati e li hanno dirottati. Abbiamo l'impressione che questi si stanno riempendo tutte le linee a Brindisi a discapito del resto di Treofan, lasciando le briciole a Treofan Italia, che poi in effetti il gruppo Sibur è un gruppo che già era interessato all'acquisto di Treofan quando Treofan era sul mercato ed era uno dei più interessati al gruppo proprio perché innamorata delle potenzialità e dei possedimenti dello stabilimento di Battipaglia. Noi non abbiamo notizia di questo interessamento, non lo so chi ha diffuso questa notizia, su che base l'ha diffusa. Noi non abbiamo di questo tipo di notizie.